Avrei voluto fabbricare un tempo conchiglia lunghissimo, ininterrotto, continuare la mia spirale, senza smettere mai. Prima, dopo, aspetta, un attimo, di nuovo, lo rifacciamo, ancora, subito. C'è un tempo in cui il tempo ha avuto inizio, un tempo che comincia in ogni momento. Il tempo prima e quello subito dopo. Il tempo di una vita, di un anno, di un giorno, di un'ora. Il tempo che è quiete. Oppure agitazione. Nella vita sono molte le cose che passano, si trasformano e se ne vanno. Il tempo è da prima ad ora, da ora in poi. Il cielo schiarisce sempre dopo la pioggia. E poi c'è il tempo del gioco, che scorre senza sosta. Il tempo dell'attesa e della sorpresa. E quello del riposo, fatto di niente, dopo tutto questo tempo. Ripercorriamo le linee del tempo, quelle che vorremmo dare alle nostre giornate. La spirale è il tempo che si ripete. La linea dritta è il suo tempo continuo, come un fiume che scorre. La linea ondulata è il tempo che ci fa andare da tutte le parti, che ci fa sbandare. Quando finisco qualcosa, vorrei avere appena iniziato. Lasciamo ai bambini il tempo di ripetere, di rifare, di riprovare, di non voler finire mai. Lasciamoli girare, come il mondo dove vivono. Oppure seguire un ritmo unico nella giornata che gli faccia percepire un inizio e una fine. Ma lasciamo anche a loro il tempo di andare di qua e di là. Recuperiamo un tempo naturale per tornare a fare e a giocare, un tempo che ci vede finalmente insieme. Un tempo che ci circonda, che ci tiene avvolti e protetti, ma che ci fa anche sperimentare. Si può pensare adagio, ridere piano, mangiare lenti e vedere che si è anche più contenti. Ci si può guardare intorno invece che tirare dritto. Perdere tempo a volte è un diritto. Bambine, bambini, riprendetevi il vostro tempo!